Prende la parola il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, avvocato Luca Pancalli. Signor Presidente, non voglio nella maniera più assoluta né nascondere l'emozione che è mia personale, ma credo di interpretare i sentimenti di tutta la mia grande famiglia paralimpica ogni qualvolta lei ci riceve al Quirinale, ma non voglio nemmeno nascondere però l'orgoglio e la più ampia soddisfazione nell'accompagnare oggi questa straordinaria squadra di atlete e atleti paralimpici, capeggiata dal capo missione il dottor De Santis, che si è fatta onore in quel di Londra conquistando ben 28 medaglie, un oro in più del presidente Petrucci, ma non ho osato tanto ad andare a 29. Straordinari atleti ed atlete che hanno saputo interpretare il loro essere sportivi a tutti gli effetti, hanno raggiunto con grande sacrificio e caparbietà quello che loro si prefiggevano, cioè quello di recitare su quello che è il palcoscenico più ambito nel quale ogni sportivo sogna di poter recitare, sia esso olimpico e paralimpico, sia esso un'olimpiade o una paralimpiade. Merito soprattutto loro, merito delle federazioni paralimpiche, merito dei loro tecnici, atleti, merito delle loro famiglie, merito del Comitato Paralimpico, ma anche merito, e mi fa piacere ascoltare di aver ascoltato le parole del presidente Petrucci, perché a volte nella vita sentirsi inutile può essere l'anticamene di forme di depressione ben seria. Il sentirmi oggi inutile dopo le parole di Petrucci mi dà il senso invece di un sogno che si è realizzato grazie a quel cammino che abbiamo intrapreso 12 anni fa, cioè mostrare dalle parole del presidente del CONI che siamo l'unica grande famiglia. Sebastian Coe ha chiuso la Paralimpiade dicendo che nulla sarà più come prima, che da domani lo sport e il mondo guarderà con occhi diversi la disabilità. Io non sono così ottimista come Sebastian Coe, troppi anni sulle spalle di esperienza per capire che quando si spengono i riflettori, quando passa l'onda emotiva, l'attimo fuggente dell'onda emotiva, il rischio è di ritrovarci con i mille problemi quotidiani. Però il CONI è sempre stato vicino, vedo il ministro Gnudi e il presidente Catricalà, ci avete aiutato e ci avete dato la possibilità di avere un futuro, spero anche per il prossimo futuro, ma una certezza ce l'ho. L'esempio che ha dato il mio paese, il nostro paese, attraverso tanti giornalisti della carta stampata e attraverso le TV, hanno rotto uno schema. Tanti italiani si sono appassionati a questi straordinari atleti, alle loro storie, alle loro vittorie. Hanno mostrato quel volto dello sport italiano che a me piace ricordare, che non è soltanto terreno di confronto agonistico, ma è anche strumento e riabilitatore sociale, perché attraverso la loro immagine noi diamo un'immagine al paese della disabilità completamente diversa. E chiudo, signor Presidente, con due ultime riflessioni. La prima, un grazie per le telefonate di cui mi ha onorato per complimentarsi per i risultati dei miei atleti, ma ho accolto in quelle telefonate, e mi perdoni l'irriverenza se dico caro Presidente, ma in quel caro voglio mostrarle tutto l'affetto personale della famiglia paralimpica, non solo l'attenzione della più alta istituzione del nostro Paese, il nostro Presidente della Repubblica, ma io ho percepito Giorgio Napolitano l'uomo che si è informato sulle storie dei ragazzi, su quello che c'è dietro la loro vita e non soltanto sul risultato. Oggi io idealmente le consegno la nostra 29esima medaglia, quella che non abbiamo colto, ma che è rappresentata dalle migliaia di email di ragazzi e ragazze disabili di questo paese che, affascinati da quelle immagini, ci stanno scrivendo su come poter iniziare a fare sport. Ecco, in questo regalo ideale di questa 29esima medaglia c'è il nostro obiettivo e il nostro futuro. Grazie.